muto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nell'orto. Questo luogo tante volte Padre Pio si è soffermato con i suoi figli spirituali e ha avuto modo di confrontarsi su quelle che sono le realtà della vita, così come la realtà della vita che affrontò una famiglia, la famiglia Allegri. Massimiliano stava attraversando un brutto periodo della sua vita perché gli riscontrarono un tumore linfatico al collo. Non c'era più nulla da fare. Andò anche in Germania e dopo la visita anche la scienza tedesca lo condannò alla morte. 6 mesi di vita al massimo. Massimiliano entrò in crisi anche perché aveva un bambino piccolo appena nato, di 1 anno, il figlio Vincenzo, e si volle ammazzare proprio in Germania mentre stava prendendo il treno, si stava buttando proprio sotto il treno, ma pensò subito a suo figlio e alla voglia di incontrarlo almeno per salutarlo e per trascorrere con lui gli ultimi giorni, le ultime settimane, gli ultimi mesi. Tornò in Italia. I familiari però gli consigliarono di venire qui a San Giovanni Rotondo per incontrare Padre Pio, per chiedere preghiere, per incontrare questo frate che era qui sul Gargano e che i giornali, i quotidiani, tutti scrivevano che faceva miracoli. Così fu, lui venne qui a San Giovanni Rotondo ma non riuscì a confessarsi da Padre Pio, lo incontrò sul sagrato. Quando lo incontrò, Padre Pio era in compagnia di altre persone, lo vide, si stava avvicinando, gli fece segno col dito, dice vieni, vieni. Lui si avvicinò e disse ma che stai facendo? Proprio così, forse anche usando il suo dialetto campano. Tu hai un figlio, è vero, hai un figlio di 1 anno. E poi, dato che aveva questa protuberanza sul collo, disse che hai qui? E gli diede un piccolo schiaffetto e poi dice ma vai, vai, vai a casa, vai e non fare quello che stavi facendo. Proprio così. Nel momento in cui andò via, Massimiliano era ancora più deluso, ancora più triste, non sapeva più a cosa pensare. Era stato un vero e proprio viaggio a vuoto. Tornò a casa. Durante la notte successe qualcosa di strano. Cominciò a stare male, si agitava nel letto, cominciava ad avere un dolore fortissimo al collo. La mattina si sveglia, toccandosi il collo, non trova più nulla. Era guarito. Massimiliano stava bene. E se la scienza lo aveva condannato, Padre Pio lo aveva salvato.